Coronavirus infetta le borse europee e anche Wall Street. Il presidente Donald Trump invita a non farsi prendere dal panico e si dice sicuro che i mercati azionari si riprenderanno. Il virus potrebbe avere, secondo il presidente statunitense, un effetto positivo per l'economia americana perché molte persone viaggeranno all'interno della federazione invece di andare all'estero. Avevo chiesto 2,5 miliardi di dollari e me ne hanno dati 8,3. Li prendiamo, scherza Trump mentre firma il pacchetto d'emergenza, oltre 8 miliardi di dollari che serviranno a comprare teste e medicinali contro il coronavirus. Stiamo andando molto bene, ma è un problema imprevisto. Che problema? È venuto fuori dal nulla, ma ce ne stiamo occupando, dice Trump. Prima del virus, le borse dell'economia statunitense stavano andando a gonfie vele. Il tasso di disoccupazione era arrivato al 3,5%, il livello più basso da oltre 50 anni.